partita intensa contro una squadra molto forte, abbiamo avuto, perché siamo andati anche alla ricerca del fatto di mettere in difficoltà Slay fin dall'inizio, questo ci ha un po' aiutato, però poi è anche vero che quando Slay è entrato siamo stati molto bravi, noi siamo stati bravi in quei frangenti, non eravamo nel bonus, questo era un vantaggio per, chiaramente per Scappati che l'ha sfruttato, però a un certo punto siamo riusciti a tirare, abbiamo preso un rimbalzo, diciamo che poi alla fine siamo riusciti a pareggiare un po' quello che c'era successo precedentemente e in overtime alla fine quelle sono partite diventa importante mettere il cuore, noi ce l'abbiamo messo, non che Scafati non ce l'abbia messo, ma siamo riusciti a essere forse un peletto più determinati barra fortunati, però devo elogiare quello che hanno fatto i miei ragazzi perché hanno buttato il cuore in campo contro una grandissima squadra, è andata benissimo. E poi sottolineo il fatto, e mi piace sottolinearlo, che siete stati meravigliosi tutti quanti, è stata una giornata di sport bellissima, la gente penso che si sia divertita. E questo per un uomo che affronta e che vede lo sport come lo vedo io è una cosa estremamente importante. Per noi e per tutti i giornalisti. Se ci sono domande. Coach, hai chiamato una sospensione alla fine del terzo quarto, quando mancavano 3 secondi, spesa bene, ci mancherebbe perché poi ha fruttato il canestro, però poi ti si è bruciato la possibilità di chiamare sospensione nella parte finale della partita, tanto è vero che gli ultimi 6 minuti e mezzo non è voluto chiamare sospensione quando magari ce ne fosse sospensione. Scusa, possiamo ripetere, la voglio firmare, possiamo ripetere. Aspetta, ti dico di più, io non avevo mica disegnato quella rimessa lì, ma cioè, fatto con il nostro loro, non ho fatto altra roba, quindi cioè, ho sprecato totale un po' in male. Come ti chiami? Antonio. No, sì, riesco ad avere dai miei giocatori in questo momento più di quanto riuscissi all'inizio dell'anno ad avere un dialogo anche quando loro sono in campo, quindi non mi preoccupo molto dei time out. Poi ti dico l'ultima chicca, quanti anni ho giocato? 20, 6 anni, 17 anni, sai quanti erano time out io ho ascoltato in vita mia? 3. Ma ascoltavo una figa che mi stava parlando, gli ho detto a Bianchini se non è vero. Si incazzò con una iena di sport, poi mi ha detto, ma che bella figa c'era? E lui dice, hai ragione, ho fatto bene. È la verità, molta importanza ai time out, soprattutto negli ultimi minuti, questo è vero, mi sono bruciato con la cosione lì, ho fatto una cazzata, definitivo. Domenica prossima c'è Bologna, che bella partita sarà. Ma capisco che voi abbiate la necessità anche di scrivere. Sto pensando dove andare a comprare le birre. Però volevo che in questa gara Passera acquisisse un pochino di fiducia in più. E secondo me oggi Passera ha giocato una gran partita. Questo è. Però sono d'accordo con te, cioè, sul fatto del minutaggio, ma l'avevo previsto. Poi sai cosa è? Una persona estremamente intelligente ed estremamente duttile, anche quando non lo fai giocare, è un giocatore che, anche per, chiaramente mi sono spiegato di tale esperienza, un giocatore che comunque sai che in qualsiasi momento lo metti in campo ti dà, e infatti è quello che è successo oggi. Bene, così? Ok. Tu, come ti chiami con gli occhiali e il giubbotto azzurro bianco giallo? Come ti chiami? Luca, ti posso fare una domanda? Come ti è sembrata la partita oggi? Certo. Grazie. Grazie.